Il caos delle autostrade sta pesantemente condizionando il mondo produttivo, in particolare degli spedizionieri. Alessandro Pitto, non solo sul fronte portuale, peraltro, voi pagate care le conseguenze di questo blocco infrastrutturale. Ma sì, io credo che le conseguenze le paghi un po' tutta quanta la Liguria, soprattutto adesso in cui finalmente si avvicina la bella stagione e la Liguria, essendo una regione a vocazione turistica, probabilmente vorrebbe anche sfruttare questa vocazione, ma temo che sarà estremamente difficile. Fra l'altro, noi avevamo ricordato già mesi addietro come avevamo già una situazione di grave congestione col porto che lavorava a regime ridotto e non c'era di fatto né il traffico dei passeggeri sui traghetti né il traffico croceristico, oltre a tutti i turisti che dovrebbero venire in Liguria. Ora, nel momento in cui speriamo che riprendano tutte queste attività, la situazione rischia veramente di essere ancora peggiore rispetto a quella che stiamo vivendo ora. Chi paga gli extra costi, degli extra tempi in coda del trasporto? Per ora li pagano gli operatori, quindi i trasportatori, i spedizionieri, li paga la merce quando in qualche misura si riesce a riaddebitarla la merce, li pagano i turisti, li pagano direi tutte le categorie economiche liguri che si sarebbero aspettate di poter uscire dal lockdown come tutte le altre regioni d'Italia. Ed è un danno incommensurabile. Assolutamente sì.